Allora, Antonio, questo è il disco. Che ci racconti di questo brano? Ah, innanzitutto questo brano l'ho composto, penso, 2 giorni prima di andare in studio. È stata una cosa che ho inventato all'ultimo momento. Volevo scrivere un brano così perché da un po' di tempo stavo ascoltando tantissimo Daffer Youssef, che poi ho visto a San Paolo l'anno scorso, a ottobre. Sono riuscito finalmente a vederlo, che è uno dei miei grandi idoli musicali. È anche un po' un omaggio, diciamo, a questo tipo di sonorità. Invece il nome viene dalla ricerca, perché nel Mediterraneo abbiamo diciamo, una visione a volte dell'Oriente Medio, eccetera, molto arcaica, quando poi alla fine siamo un unico popolo. Il Mediterraneo unisce tutte le sponde in un'unica storia. Per cui questa divisione tra il blocco, diciamo, cristiano occidentale e musulmano orientale è una forzatura, perché poi quando vediamo le sonorità musicali che abbiamo in comune, ne abbiamo tantissime. Per cui io ho voluto attraverso questo brano risaltare questo patrimonio in comune che abbiamo nel Mediterraneo. Da qui l'idea di Cairo metropolitano. Cairo perché è una città che ha ospitato tantissimi grandi musicisti, è stato un po' un melting pot dentro il Mediterraneo, di influenze culturali che venivano da varie sponde, da varie parti. E il nome metropolitano perché di fatto è una metropoli, e tutte le metropoli da un punto di vista strutturale sono simili, se non uguali, insomma, indipendentemente dal punto in cui si trovano. Per cui il nome viene da queste idee, insomma, di mettere insieme le sonorità che abbiamo in comune. In qualche modo contribuire a erodere questa storia falsa di questa divisione che c'è tra i popoli del Mediterraneo su basi politiche o religiose, quando poi alla fine storicamente, anche geograficamente, eccetera, siamo un'unica grandissima nazione.